Buonasera, un video fuori tempo il lunedì, perché è stato un intenso lunedì locale. Siamo partiti stamattina con Pietro, il consigliere regionale, a dare manforte e sostegno ai lavoratori della Siderbasto, soprattutto per quel po' che possiamo fare, ma l'abbiamo fatto, l'abbiamo già fatto. C'è l'impegno di un atto parlamentare tra domani e dopodomani in Senato, c'è l'impegno del consigliere di partecipare al tavolo che metterà insieme la regione con acquirente e venditori, e c'è l'impegno anche delle forze dell'ordine, insomma, di salvaguardare queste 50 famiglie, cercare di dare una mano in questa settimana in qualche modo per evitare che venga smantellata l'azienda dal gioiello che è al suo interno, che quindi poi eviterebbe e farebbe in modo che tutte le trattative in atto venissero meno. Successivamente ci sono stati degli incontri in città con ci sono professionisti che vedono ormai il movimento per quello che è, voglia di programmare, onestà, voglia di darsi da fare per la propria città, nella speranza che facciano passi avanti, che non siano sostenitori dietro le quinte. Noi abbiamo bisogno di persone che si giocano qualcosa di proprio, e mi sembra che qualcosa stia cambiando, bene così. Poi ho avuto un incontro con un esperto di commercio per alcuni consigli per un nuovo disegno di legge da portare in Parlamento e per un confronto sul mio disegno di legge sulla chiusura dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali. E stasera si è partecipato a un flash mob a Chieti per mettere in luce che la politica è inesistente quando deve lavorare per i cittadini. C'è stata una denuncia da parte di un consigliere comunale nostro del movimento di Bucchianico più di un anno fa di questa discarica, nessuno se ne è occupato, sono andati a vedere cosa c'è, i primi ad intervenire. Qui si tratta di una seconda terra dei fuochi, qui c'è la malavita organizzata, c'erano carte che facevano riferimento alla Campania che sono state bruciate, quindi qui c'è bisogno che la politica si interessi della collettività e non faccia più solo affari per se stessi e per gli amici degli amici. E questo lo possiamo fare solo noi cittadini entrando in politica e partecipando alla vita politica. Noi cittadini normali che, se prendiamo un impegno e non lo rispettiamo, ci vergogniamo il giorno dopo andare a prendere un caffè. Questa gente cambia il paese, non chi ci ha preso in giro per 20 anni, per 30 anni e continua a credere di essere colui che cambia le sorti della nostra collettività. Non è così. Queste persone sono solo emeriti affaristi. Sono stato anche dal prefetto, che oggi salutava perché andava via, per chiedere se ha passato le consegne al nuovo prefetto, soprattutto per il problema di questa discarica e soprattutto per il problema dell'abusivismo a Vasto Marino. Mi tocca ringraziare, e lo faccio col cuore, l'attivismo del nuovo comandante dei vigili, che sta facendo azioni su azioni, ma noi abbiamo bisogno che il prefetto e il questore facciano un'azione di squadra con tutte le forze di polizia affinché questa cosa diventi permanente e soprattutto i cittadini possano aiutare i commercianti ambulanti legali non acquistando merce dai cittadini, dagli abusivi, perché così anche il cittadino normale aiuta chi è in regola. Buona serata informale.